Simone Coccia mostra le parti intime mentre fa la doccia. Da meno di una settimana è iniziata la nuova edizione del Cancelletto Grande Fratello, condotta per la sua quarta volta non consecutiva da Barbara D'Urso. I concorrenti si stanno facendo già conoscere al pubblico italiano, tra confidenze, litigi e argomenti scottanti. Molti degli inquilini della casa più spiata d'Italia sono ben noti al telespettatore, soprattutto ai fan della bella conduttrice napoletana. Tra i volti noti, infatti, configurano Lucia Bramieri, la nuora del compianto Gino Bramieri, che è stata moltissime volte dalla D'Urso a Pomeriggio 5 e a Domenica Live per urlare il suo diritto di possedere il telegatto vinto dal Gino Nazionale. Oltre a lei, Luigi Mario Favoloso, il fidanzato della Monique, il Ken italiano e Cancelletto Simone Coccia con l'aiuta. Il fatto l'ex spogliarellista, proprio mentre era intento a fare la doccia, ha abbassato un po' troppo il piccolo costume da bagno, così mostrando a favore di telecamera le sue parti intime. Immediatamente, la regia del Grande Fratello ha cambiato inquadratura, ma ormai il danno era stato fatto. Infatti, in poco tempo, il video ha suscitato scalpore ed è stato condiviso da moltissime utenti su social, Twitter in primis. Incidente hot sotto la doccia per Simone Coccia al. Chi è Simone Coccia con l'aiuta? Il concorrente del Grande Fratello è noto alle cronache rosa per il suo fidanzamento con Stefania Cancelletto Pezzopane da 4 anni, la deputata appena rieletta a Palazzo Madama nelle file del PD. Lui è nato nel 1983, è divorziato ed ha un figlio di 12 anni. Lei, invece, è oltre 20 anni più grande di lui. Al suo ingresso nella casa ha dichiarato di aver avuto più di 2000 donne. Prima di conoscere la sua fidanzata e di aver pertanto appeso il perizoma al chiodo. Il concorrente, infatti, non ha mai fatto mistero del suo passato e del suo lavoro. Tuttavia, in molti storcono il naso sulla relazione dei due, soprattutto perché appaiono molto diversi tra loro, considerando l'impegno politico della Pezzopane, sempre in prima fila nella difesa delle donne. In studio molti hanno attaccato l'ex spogliarellista per le parole usate parlando delle sue vecchie avventure amorose, ritenendole poco carine nei confronti di tutte le donne e, anche, nei confronti di Stefania Pezzopane. Chi ha espresso parole più dure verso l'inquilino è stato Cristiano Malgioglio. La seconda puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 23 aprile e si scontrerà pertanto con Don Matteo su Rai 1. Il motivo del cambio della messa in onda è causato dalla diretta del martedì sera di Champions League, che vede Roma e Liverpool giocare per la finale.